Dobbiamo fare la partita della vita. Questo è un po' giornalisticamente il titolo che gli darei, perché ci aspetta un ambiente che conosco bene, perché ci ho sia giocato che allenato, quindi un ambiente caldo che non molla fino all'ultima giornata, non molleranno. Conosco bene l'allenatore, quindi è un allenatore molto molto caratteriale, quindi mi aspetto una partita caratterialmente molto forte da parte della Fermana e noi non dobbiamo fare proprio l'errore di essere teneri, ecco, noi dobbiamo essere più forti di loro se vogliamo arrivare, io dico più forti caratterialmente di loro, se vogliamo arrivare ai nostri obiettivi quanto prima. Quindi, insomma, al di là delle squalifiche, al di là delle assenze che ci sono, della Fermana, credo che sia una partita, la prevedo in questa maniera. Dobbiamo cercare di essere, di avere le nostre idee. Sicuramente, quindi avere le nostre idee in campo, ma a volte si giocano anche partite non belle, si possono giocare anche partite sporche. Questo fa parte di un percorso di crescita anche di questi ragazzi, perché non è solo il fatto di di giocare bene a calcio, ecco, a volte servono partite, come hai detto tu, sporche, e questa è una di quelle. Ma noi non è che dobbiamo variare spartito, noi dobbiamo essere pronti, il che è diverso. Cioè io non voglio una partita che noi la mettiamo solo su un modo caratteriale, assolutamente. Noi abbiamo le nostre idee che dobbiamo metterle in campo anche con la Fermana, però dobbiamo essere pronti a lottare su ogni pallone. Questo è quello che mi aspetto da loro. Magari noi facciamo, credo, un po' meno fatica con le squadre che si aprono e che vogliono giocare, con le squadre come il Pesaro, per esempio, domenica, che si sono chiuse, che hanno, insomma, concentrato tanti uomini dentro, così dobbiamo avere la capacità e la lucidità di aggirare l'ostacolo. Siamo stati bravi col Pesaro, ma dobbiamo ancora migliorare da questo punto di vista. Quindi questo, per quello ti dicevo, anche la partita sporca, perché insomma, con la Fermana mi aspetto questo tipo di partita, come questa quella del Pesaro, c'è cioè una partita abbastanza forte, caratteriale, quindi dobbiamo essere bravi ad aggirare l'ostacolo.